questo ha chiuso il quadro, nel senso che vi rendete conto che è un sistema avvolgente dove assolutamente qualsiasi libertà di opinione che sia in contrasto ovviamente a quelle di regime, nella fattispecie britannico, viene altamente messa in sordina o addirittura in ogni caso molto spesso si direbbe anche male, questo fatto di trovare gli stessi scrittori che parlano male di Mattei e che poi parlano male di Volo, si ritrova questa continuità. Ringraziamo Gianni e adesso iniziamo subito cercando, sì, cercando di essere un po' più quantomeno puntuali con la seconda fase. La seconda fase è quella appunto che inizia con quello che abbiamo chiamato il genocidio linguistico italiano da parte del Politecnico di Milano, l'illustrazione del caso. Sì, noi abbiamo visto nella fattispecie una illustrazione del caso fatta da Franco, che deve semplicemente leggere unicamente questa parte introduttiva e dopo diamo il via alla abbiamo una scaletta, scusate, una scaletta Paolo Grossi perché aveva una proposta di Grossi direttamente raccolta e che ci ha inviato. Poi Arcangeli e poi iniziamo con l'ultima parte sarà proprio quella degli attentati di diritti linguistici dell'italiano, dove ci sarà la parte con Paolo Gentili, Nicola Setti, Maria Agostina, Capito, che lo che è arrivata di giorno. Paolo Gentili. I giovani lombardi non potranno più laurearsi nella loro lingua madre e nel proprio paese natio dal 2014, anno in cui il Politecnico di Milano abolirà ogni corso di laurea magistrale in lingua italiana. Per farlo dovranno spostarsi al Politecnico di Torino. Essendo 3.700 ogni anno gli iscritti alla laurea magistrale, il costo annuale di questo esodo universitario verso Torino può essere stimato in 7.215.000 euro, con una perdita giornaliera di 14.800 ore per il Milano. Questa Gibilterra Benedina, come la possiamo chiamare, disporrà dello spazio sconfinato del quale di fatto il Politecnico dispone sul suolo italiano, con una non trascurabile differenza. Gibilterra ha 27.000 abitanti, mentre gli studenti del Politecnico sono in media 40.000 per ogni ciclo quinquennale. E se i 6,5 km quadrati di superficie coperta dall'enclave britannica in territorio spagnolo sembrano molti, si può ricordare che solo le sedi periferiche del Politecnico, a Piacenza e Lecco, occupano rispettivamente 7.000 e 40.000 metri quadrati, sempre briciole rispetto agli enormi agglomerati di Buvisa, che sono interi quartieri, o della sede centrale del Promini, che si estende per l'intera zona metropolitana originaria della città studi, eccetera. Solo nell'ultimo anno poi la superficie destinata all'uso abitativo è stata incrementata di 50.000 metri quadri, a dimostrazione della continua espansione territoriale dell'istituzione. Altri dati, nell'anno accademico 2010-2011 gli iscritti ad un corso di laurea specialistico o magistrale sono stati circa 12.800. Se consideriamo che un corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, un corso che di fatto è già disponibile al Politecnico quasi interamente in lingua inglese, conta 26 esami distribuiti nel biennio, è ovvio che adottando anche un solo libro di testo per esame, con un costo medio di 20 euro, si ottiene una cifra di perdita economica potenziale per l'editoria in lingua italiana di circa 6.640.000 euro. Nell'anno accademico 2012-2013 i corsi di laurea magistrale attivati sono stati 39. L'ingressazione dell'Ateneo milanese complessivamente prevede a bilancio la perdita di 3.200.000 euro. C'è da chiedersi in quale direzione vada una simile follia come l'ha definita il giudice della Corte Costituzionale Grossi. È innegabile che nel medio-lungo termine si tende a eliminare la lingua italiana anche dal premio, in quanto non avrebbe senso insegnare in inglese a livello più alto, che a rigore necessita anche della terminologia più sofisticata, senza che questo abbia solide fondamenta sul precedente ciclo didattico. E inoltre,
Come potranno gli studenti essere in grado di affrontare in modo paritario concorsi regolari con gli stessi esami di Stato per l'accesso alla professione tenuti sul suolo italiano e quindi nella lingua nazionale? E questa è una via tracciata per la fuga dei cervelli dall'Italia, dato che questi ultimi non avranno più quello strumentario teorico-concettuale per operare nel nostro paese. Ma c'è di più, c'è la possibilità che si intenda costruire una nuova regione, Padano-Cisalpina, cosiddetta, di oltre 100.000 km², evidentemente anglofona, progetto peraltro già annunciato dall'attuale rettore del Politecnico Giovanni Azzone nel suo discorso inaugurale dell'anno accademico numero 150 del 7 ottobre scorso. Si tratterebbe in questo caso di addirittura secessione per via linguistica. Beh, questa è l'introduzione in cifre sostanzialmente di questa operazione e ora vediamo che cosa ce ne dice il giudice Paolo Rossi. C'è una università di Stato, per l'esattezza il Politecnico di Milano, il quale ha deciso di adottare come sola lingua per i corsi ufficiali del Politecnico la lingua inglese. Cioè, eliminando completamente la lingua italiana e costringendo gli studenti, vedremo tra un momento quali sono anche le conseguenze negative, a una discriminazione fondamentale. Naturalmente io ho detto che mi sembrava una follia. Perché follia? Ma innanzitutto perché la lingua viene ridotta a un semplice meccanismo di comunicazione. Gli studenti italiani devono conoscere la lingua inglese perché in questo modo comunicano meglio negli aeroporti, negli alberghi, nei traffici studenteschi, dappertutto, perché ormai abbiamo di fronte una sorta di esperanto. Bene, che in Italia si sia troppo trascurato in passato fino ad oggi la coltivazione delle lingue straniere e si sia offerto troppo poco allo studente questi strumenti comunicativi va da sé. Quindi critica formidabile per i programmi ministeriali come sono stati confezionati fino ad oggi. Ma questo è un discorso che si deve affiancare ad un altro prevalente e preminente. Lo studente italiano deve conoscere ed essere ferratissimo nella sua lingua nazionale. Badi bene, non voglio fare il giurista ad ogni costo, ma la lingua italiana è lingua ufficiale della Repubblica, per cui si può e si deve pretendere che nelle università di Stato all'interno della Repubblica Italiana si abbia nei corsi ufficiali come lingua ufficiale unicamente l'italiano. Altro discorso è se poi si ritiene di affiancare ai corsi in lingua italiana anche dei corsi in lingua straniera, ma l'importante è che lo studente italiano debba poter fruire di corsi che sono redatti, pensati, esercitati nella lingua ufficiale della Repubblica. Perché ho detto prima c'è stata un'opera di riduzionismo? Cioè, la lingua è comunicazione, ma è qualcosa di più. Prima di essere comunicazione, la lingua è un prezioso segno di identità. E proprio in questo incontro alla Crusca io sottolineavo il carattere identitario di una lingua. La lingua è espressione di una civiltà, si connette con una certa storia. Ed è stato saggio in Europa che, rifiutato l'ipotesi alla De Gaulle di una Europa delle patrie, cioè dire divisa in tanti atomismi nazionali, però si sia
creata un'Europa come una complessità culturale in cui quella particolare identità che si chiama Spagna in lingua spagnola, Portogallo in lingua portoghese, Francia in lingua francese, Italia in lingua italiana, continuino come ricchezza dell'intera Europa. Questo negare il carattere identitario di una lingua ha dei riflessi negativi perché viene a incidere su una diminuita identità del cittadino italiano. Il cittadino italiano ha nella lingua un presidio, ha nella lingua un coefficiente in più per la sua identità. Quindi questo innanzitutto devono capire certi rettori che si avviano verso queste folli avventure di carattere didattico. La lingua è una mentalità, non è un complesso di suoni, di discorsi, non è uno strumento, lo dicevo prima, di meccanica comunicazione. Ora, la lingua inglese proviene da un altro pianeta dal punto di vista della mentalità. Già si deve dire che dal punto di vista linguistico è chiaro che l'inglese è estraneo al coacervo delle lingue neolatine. Quindi è una mentalità diversa la quale verrebbe a costringere ad una forma di violentazione lo studente italiano costretto a soltanto una certa forma linguistica. Quindi proprio perché ha un carattere identitario, proprio perché esprime una mentalità, la lingua deve essere gelosamente riservata nella sua espressione nazionale a strumento di, come dire, di lavoro corrente, continuo per il giovane studente. C'è soprattutto una colossale miopia, cioè non sanno vedere nei tempi lunghi, non sanno essere presbiti. Miopia proprio considerando la contingenza più elementare, più banale, il fatto che ormai negli aeroporti, negli alberghi, nelle strade, nelle boutique si parla inglese. E che vuol dire questo? Come sarebbe miopia se da parte del nostro governo, sarebbe, ho detto, e speriamo che non sia, non si ritenesse che la spesa per la cultura, e alla cultura appartiene pienamente la lingua italiana, le spese per la cultura sono spese ad alto profitto, nei tempi brevi e soprattutto nei tempi lunghi. Ecco, questo si dovrebbe capire, che nella crescita non c'è soltanto un problema di economia spicciola, industriale, agrario, commerciale. La cultura in un paese come il nostro, che ha la più grossa industria nel turismo, e il turismo viene non solo perché ci sono le bellezze naturali, ma perché ci sono gli splendori delle opere d'arte, delle biblioteche, delle chiese. Ecco, l'investimento sul piano della cultura è un investimento che ha una rendita enorme. Di questo io spero che il nostro governo sia prima o poi ben consapevole. Ovviamente io spero che i rettori, io sono a conoscenza solo del rettore Azzone al Politecnico di Milano che ha fatto questa scelta, si renda conto che con questa scelta si viene a fare violenza alla identità del cittadino italiano, si altera la sua identità. Perché un personaggio obbligato a parlare inglese è ovvio che si deve uniformare a quella forma di pensiero da cui è stato originato il linguaggio inglese, ed ecco la deformazione. Non pensiamo che sia un meccanismo comunicativo, è errato, è riduzionista. Una lingua è all'interno del DNA di un popolo. C'è anche un'altra conclusione che dobbiamo trarre. Perché questo appiattimento? Perché se noi seguissimo questo indirizzo,
andremo incontro ad un appiattimento totale e a un impoverimento, perché una monocrazia linguistica dell'inglese porta soltanto a una sola mentalità che non si confronta con nessun'altra, ma impone la propria a tutte le altre. Noi dobbiamo rispettare la complessità, entro certi limiti si intende, la complessità culturale e linguistica, e rispettare questa diversificazione delle identità storiche che sono una ricchezza del mondo. Noi cancelleremo una ricchezza. Il linguaggio e il pensiero sono intimamente connessi, inscindibilmente connessi. E incidere sul linguaggio significa incidere sul pensiero e quindi sul soggetto pensante. Significa incidere su quella che io chiamavo l'identità, per esempio, del cittadino italiano. Cioè, noi faremmo una sorta di violenza e di snaturazione, un'operazione nazista a cui sottoporremo il povero cittadino italiano. E questo perché? Per la miopia di qualcuno che non sa vedere un metro al di là del proprio naso. Noi dovremmo a ogni livello, e soprattutto a livello ministeriale, partire con dei programmi che valgano a una rivalutazione della lingua italiana nel mondo. E lei guardi, dovunque io sia stato, e ho girato mezzo mondo, c'è un enorme numero di innamorati della nostra lingua, dell'opera lirica che si esprime in più delle volte in lingua italiana, della nostra letteratura, prosa e poesia, del nostro modo di fare arte e quindi di avere nella lingua uno strumento collaterale all'arte visiva e figurativa. Insomma, abbiamo mille motivi per cui si dovrebbe fare qualcosa di più di quello che finora si è fatto. L'inciso che ho fatto proprio prima su Vichy e l'opera nazista non era poi tanto peregrino che viene incontro a un giudice della Corte Costituzionale. Bene, a questo punto cerchiamo di andare un po' veloci e in realtà non so se Massimo Arcangeli sarà in grado di esserlo, ma insomma non voglio però togliere il necessario spazio per quanto riguarda l'intervento previsto. Massimo, lo sai? Beh, vieni, andiamo, grazie. Credo che molti di voi conoscono Massimo Arcangeli, anche perché oltre a essere linguista e sociologo della comunicazione scrive su diversi giornali, molto spesso lo troviamo su Repubblica e non solo, e ci va in perfetta continuità con la quale avete finora ascoltato gli interventi. Vi abbiamo affidato una relazione che ha un titolo abbastanza emblematico, ma che in realtà mette il dito nella piaga su quello che sta accadendo negli ultimi 20 anni, a partire dalla riforma Berlinguer ad oggi, alla scuola italiana. Quindi dal suo impresa elementare a quello del politico, passando per il film del processo di smantellamento dell'italiano dalla scuola. Allora, come sempre mi accade, smantellato tutto quello che volevo dire, che ho tratto diversi spunti dalle cose che ho sentito e credo che sia l'occasione più preziosa quella di continuare a alimentare il nostro pensiero con le cose che a volte si sommano, le cose che già sappiamo che sono importanti. Allora, vorrei partire un pochino per un quadro così che possa essere rapido ma anche esauriente, vorrei partire dal problema capitale che ci investe in quanto cittadini italiani, visto che questo termine è stato chiamato più volte. Cioè la totale assenza nella nostra storia nazionale, al di là della parentesi che tutti conosciamo, quella rappresentata dal Trentennio, di una politica linguistica. Sembra quasi una espressione scomoda quella della politica linguistica in Italia. Cioè sembra che ogni volta che si parla in politica linguistica si pensi al ventennio, no? Ah, il ventennio, puoi tornare al ventennio. In realtà noi non abbiamo mai avuto una politica.
sensazione del degno se per questo. Ma l'abbiamo mai avuto perché non abbiamo mai avuto una sensibilità culturale per la lingua. Non vorrei così sdoganare, continuare a sdoganare il solito termine cultura per fare in modo che possa diventare un comodo contenitore in cui c'è tutto, ma è così. Non abbiamo mai avuto la sensibilità civica per affrontare seriamente una condizione di mistero. Senza la cultura e senza il senso civico non ha senso nemmeno iniziare il discorso. Abbiamo però avuto qualcosa che, certo, è per noi un vantaggio, ma nello stesso tempo è uno svantaggio. Cioè l'idea di ancorarci ogni volta a una visione orografica dell'italiano, che va pure bene, anche la letteratura, la museificazione, se vogliamo, di tutto quello che abbiamo prodotto, opera lirica, va tutto bene. Ma se noi, accanto a questa visione orografica, non aggiungiamo una visione moderna che possa reggere con i tempi e soprattutto con una concorrenza che di modernità ovviamente ha molto da offrire, se pensiamo a tantissime nazioni europee con le quali ci potremmo confrontare, noi non usciamo da questo esame e non riusciremo mai, perché continueremo a preservare un'idea di purezza, candore, lindore, bellezza straordinaria, ma sempre proiettando tutto questo nel passato, senza realmente credere che il discorso va affrontato da ora, considerando quello che abbiamo certamente ereditato dal passato, ma coinvolgendo anche i giovani, per esempio, che certo, quando sentono parlare di opera lirica potrebbero addirittura non sapere di cosa si sta parlando. Quindi o noi usciamo da questa, ripeto, visione un po' affascinante, ma non più attuale, della dimensione linguistica e culturale con la quale dobbiamo opporci, oppure, questa è la mia opinione, non riusciamo proprio. Allora, qui tocco i due aspetti che ritengo essenziali per affrontare in modo così, se vogliamo, anche circostanziato il problema della anglificazione o dell'anglomania che investe non solo il nostro paese, ma il nostro paese forse il più grande. Diciamo che le conseguenze di questa presunta, presumibile, reale, poi a seconda delle opinioni di ciascuno di voi, ognuno valuterà se è una presenza ingombrante, se è una presenza più o meno forte. Ognuno di noi farà le sue riflessioni. Io sono un linguista, sono un addetto ai lavori e preferisco mantenere anche lo statuto, no? Che mi assicura che guardo al fenomeno con una certa scientificità, diciamo, con una presunta scientificità. Allora, le conseguenze superficiali di questa così anglomania un pochino galoppante, anche io mi permetto di richiamare un libro che è uscito qualche mese fa, al quale sono molto affezionato, che ho chiamato un po' emblematicamente, quasi contro me stesso, se considerate quello che ho detto poco fa, cercasi tante disperatamente di tenere una deriva, ma era una provocazione, il titolo voleva essere una provocazione, di fatto io penso di averlo anche difeso ogni volta questo mio libro proprio all'insegna della provocazione. Diciamo che ci sono delle conseguenze superficiali e conseguenze profonde di questa presunta unificazione. Quelle superficiali possono essere rappresentate dalla pigrizia, che se è pigrizia intellettuale nuoce. L'altra, abbinata alla pigrizia, potrebbe essere una componente snobistica. L'esempio più, non più eclatante, ma insomma un esempio simpatico, ma senz'altro anche piuttosto significativo, è quello che vi potrei fare. Mi affaccio ad una portineria di un ateneo italiano, non c'era il portiere, però c'era una dicitura molto, molto elegante per la portineria è una control room, una volgare portineria universitaria trasformata in una control room. Può star bene, può non star bene, però è significativo, no? che una portineria, una comune portineria possa diventare snobisticamente, perché poi di questo parliamo, una control room. Oppure no, se qualcuno ha altri esempi che si dovrebbero aggiungere a quelli che sto facendo io, un sine die che diventa sign day, perché questo siamo cominciati, o un titolo che diventa dai nome, esempi reali tratti da uno da un TG noto perché lo ha tra l'altro più volte ricordato anche Aldo Grasso, e l'altro da un GF, titolo che diventa incredibilmente dai nome.
Non so dove queste conseguenze tra virgolette superficiali ci potrebbero condurre, ma quelle profonde sono altre e investono proprio lo smantellamento formativo. La riforma della scuola secondaria, l'introduzione è stata ricordata prima al Politecnico di Torino e poi al Politecnico di Milano, oggi di corsi universitari tenuti interamente in lingua inglese. Qualcuno sa, si ha anche letto, non dalle righe, ma espressamente qualcosa a proposito della riforma sia della scuola elementare sia della scuola superiore, che di fatto la scuola elementare, di fatto, con la progressiva riduzione dello spazio che altre lingue avrebbero potuto avere e non hanno, di fatto lo spazio è di esclusiva pertinenza della lingua inglese. Se uno ha letto con attenzione anche, e qui con maggiore attenzione, quello che invece stabilisce la nuova riforma delle scuole superiori, che introduce, voi sapete, all'ultimo anno di liceo linguistici a Prato, una disciplina da impartirsi in una lingua che ovviamente deve essere diversa dall'italiano, e se fa i suoi conti, soprattutto se legge poi quello che si dice espressamente per i tecnici, gli studi tecnici, dove lì la lingua è l'inglese, è ovvio che per un ragionamento implicito si presume che anche laddove per i licei questa precisa indicazione dell'inglese non viene data, si presume che comunque sia sempre l'inglese, poi di fatto l'unica lingua che si può impartire in un'ultima classe di una scuola secondaria superiore. Quale altra lingua si dovrebbe insegnare? In una disciplina monolinguistica, quale altra lingua l'insegnante di matematica, non so, di geologia, di fisica, di filosofia, di astronomia? Certo, potrebbe avere nel suo bagaglio culturale altre lingue, ma sappiamo che potrebbe essere anche difficile operare in una stessa direzione, soprattutto se pensiamo a classi. Che facciamo? Un insegnante di filosofia insegna in francese, quello di fisica in inglese, quello di chimica in spagnolo? No, la lingua ovviamente deve essere più o meno organizzata anche in un percorso didattico che sia coerente con i fini che l'istituto si propone, altrimenti ritorniamo al solito discorso di riforme che vengono buttate lì, poi non vengono seguite, ma forse non so se nemmeno pensare. Allora, io direi che questo è il problema centrale. Le riflessioni che ho definito superficiali, poi tanto superficiali forse non sono, ma queste che sono davvero profonde, profonde lo sono veramente. Nel momento in cui noi smantelliamo un sistema scolastico e formativo dalle fondamenta, dalla scuola elementare fino all'università, come paese siamo finiti. Se lo smantelliamo in senso linguistico, come paese, linguisticamente parlando, non abbiamo senso di esistere. O partiamo da queste componenti di base, poi a me che si usi spendere più, proprio lo sa, o revisione di spesa, certo mi può infastidire, che non indosso, ma non possa essere tradotto in modo leggero, con l'idioma nazionale, in qualcosa che poi non è molto diverso da un avallo, da una garanzia. Certo, c'è il termine italiano, c'è l'espressione italiana, utilizziamo, ma è solo la punta dell'iceberg, lo zoccolo duro, il punto centrale sono le strutture formative, scolastiche, che incidono profondamente sulle menti di parlanti e scriventi, e soprattutto poi quando sono impartite in una sola lingua che non è quella nazionale, ovviamente non danneggiano, ma impediscono anche nelle sue basi elementari il conseguimento di una formazione che sia davvero rispettosa dei diritti delle popolazioni. Non voglio parlare delle nazioni, ma dei diritti delle popolazioni. Concludo con una puntata, però insomma per farvi capire qual è il senso anche di questo mio discorso. Ottimo l'invio a ciò che è bello e ciò che è buono. Sono due aggettivi che non dovremmo mai dimenticare. Si fa troppo utilitarismo, si parla troppo di semplicità, la semplicità nasconde in molti casi la semplificazione. Bello perché forse sotterraneamente abbiamo bisogno di un pizzico in più di bellezza oggi.
dovunque vogliamo spenderla. Stavo scrivendo proprio ieri, e forse uscirà domani, un articolo del Messaggero sui testi dell'ultimo Sanremo. Ebbene, forse già qualche segno l'anno scorso c'è stato, ma forse per la prima volta a Sanremo i testi sono scritti in una lingua che può essere definita a volte stravagante, ma anche bella. Ci sono richiami espliciti alla bellezza, che non è quella femminile, è proprio la bellezza delle cose. Bello e buono. Buono mi richiama immediatamente quella utilità che non è strumentale, non è utilitarismo, ma è quella utilità che diventa trasparenza. Quando noi usiamo termini ed espressioni inglesi, questo dobbiamo esserne consapevoli, e abbiamo un interlocutore che questi termini e queste espressioni può non comprendere, noi pecchiamo di superbia e soprattutto, se siamo amministratori, non siamo trasparenti. Ed ecco lo scherzo con cui volevo terminare, su cui d'altro mi sono poi giocato anche un breve intervento che ho fatto sul mio osservatorio Zanichelli qualche giorno fa. Ero in un ufficio, c'era una signora davanti a me, l'impiegata doveva darle delle informazioni, poi appunto le servivano perché chiedeva di un appartamento, l'impiegata le dice: ma lei è il locatore o il locatario? La signora si guardava intorno, non capiva evidentemente il termine locatore e non capiva il termine locatario. Si è guardato una chiave dietro, stavo quasi per intervenire, però ho aspettato un attimo per vedere quello che succedeva. A un certo punto l'impiegata si è spazientita. Dice: signora, lei mi deve dire se è il locatore o il locatario. Dice: guardi, non lo so, ma insomma, risulta da questo documento, lo vede che c'è un conduttore? Veramente io non invito. Guardi, torno la prossima volta e chiedo a mio figlio, si fermi qua. Cioè, sono dovuto intervenire io, che ero, diciamo, dietro questa signora, ma soltanto per fare il mio dovere di cittadino. Per evitare che quella posizione di arroganza, supponenza, che scaturiva proprio da una mancata volontà di trasparenza, perché non ci voleva nulla a spiegare, se si fosse voluto realmente spiegare, doveva essere risolta non in questo caso dall'amministratore incipiente, magari anche stressato, perché volete, che non era in grado di dare non voleva dare una risposta, ma dei cittadini. Se noi ogni volta ci becchiamo responsabilmente anche di tutto questo, allora forse la politica ci viene dietro, no? Se noi la accompagniamo ogni tanto la politica con piccoli gesti simbolici, se recuperiamo il valore civico profondo anche nelle nostre parole, allora forse abbiamo la sensazione di uscire da qui questa sera con un piccolo contributo che possiamo dare anche noi, ma non come addetti ai lavori, non come giornalisti, non come professionisti, ma come semplici cittadini.